certamente questo il momento più toccante, la postazione più significativa del presepe vivente di Faggiano. Siamo nella grotta con Giuseppe, Maria e il bambino Gesù. Non vi nascondo che si prova un'emozione, non solo da credente, ma da tarantino, da meridionale fiero e convinto. Questa è una delle nostre risorse che mirabilmente l'associazionismo, l'associazione presieduta dal dottor Zanzanella e le istituzioni, l'amministrazione comunale di Faggiano, insieme con l'amministrazione comunale di Cassano Ionico, rendono un Natale, rendono il Natale, la Natività, un momento importante di crescita per il territorio. Presidente Zanzanella, sembra veramente di rivivere il clima di oltre 2000 anni fa. Beh sì, certamente, e qui è da dove è partito poi il presepe vivente di Faggiano. La grotta è una grotta naturale e qui diciamo è il posto più suggestivo dell'intero presepe, e questa sera vi dico che diventa ancora più suggestiva. E personalmente io, che lo vivo un po' da anni questo momento, oggi sono ancora più emozionato di altri anni, in virtù del fatto che questa grotta ci ha consentito di gemellarci con la capitale della cristianità, Betlemme, ed oggi viviamo un momento ancora storico per la nostra piccola comunità come Faggiano, un patto di amicizia con il comune di Cassano dello Ionio. Infatti saluto e ringrazio il sindaco di Cassano dello Ionio e naturalmente il sindaco di Faggiano, promotore di questo patto di amicizia, che insieme a noi associazione sta proseguendo una strada fondata proprio sull'associazionismo, sulla collaborazione. Con le istituzioni, questo è bello, vedere l'associazionismo che rappresenta un unicum con le istituzioni. Amministrazione comunale, associazionismo, società civile, in una parola, cittadini di buona volontà. Certamente, le sinergie, non parliamo più noi come associazione, ed è stata tra virgolette, se la possiamo definire, politica. Da quando sono diventato presidente di questa associazione ho intrapreso quel discorso non legato più all'io. Il presepe vivente deve essere della comunità, e l'intera comunità si deve trasferire in questo luogo nel periodo natalizio. Non si deve parlare più dell'io, ma del noi, e del noi parliamo insieme all'amministrazione, alle parrocchie e a tutte le associazioni presenti sul territorio.